Sono Fausta Messa, la direttrice dell'Istituto Sondriese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea. Vi parlerò della Resistenza in provincia di Sondrio, la Resistenza più lunga, come è stato scritto dagli autori di una corposa ricerca su questi fatti storici, Marco Fini e Franco Giannantoni. La Resistenza in Valtellina iniziò l'8 settembre e finì il 3 maggio allo Stelvio, quando i tedeschi in ritirata si arresero alla Brigata Stelvio, comandata dal partigiano Tom Cesare Marelli, che era un emissario di Ferruccio Parri, giunto in Valtellina nella primavera del 44. La resistenza in provincia di Sondrio fu caratterizzata da duplicità di obiettivi e strategie. In Alta Valle fu caratterizzata da obiettivi prettamente militari, apolitici, mentre in Bassa Valle fu garibaldina, quindi caratterizzata da guerriglia e partecipazione politica. In Alta Valle e anche nella Bassa Valle ci fu una fase preparatoria durata circa 8 mesi. Dopodiché si entra nella fase attiva della resistenza. Come dicevo, verso marzo in Alta Valle era arrivato un emissario di Ferruccio Parri con l'intento di dare vita a una divisione che fosse agganciata a Giustizia e Libertà. Questa divisione venne istituita in agosto, nell'agosto del 1944, e aveva come obiettivo la tutela del patrimonio zootecnico, boschivo, naturalmente la tutela delle popolazioni e del patrimonio idroelettrico, e per questo i partigiani erano fortemente aiutati dalla AEM, l'azienda elettrica milanese. Assolutamente era bandita qualsiasi discussione politica o partitica. Soprattutto il discorso istituzionale, la discussione quindi tra monarchia e repubblica. Nella Bassa Valle, cioè a sud di Sondrio, verrà costituita la 40ª Brigata Garibaldi nel maggio del 44 ad opera di un ufficiale dell'esercito inviato dal Partito Comunista. Nel mese di aprile si chiamava Dionisio Gambaruto. Il quale unisce tutti i giovani che erano saliti in montagna, avevano costituito delle bande, e li istruisce, li porta appunto ad operare secondo le tattiche della guerriglia garibaldina. Vengono compiute delle azioni che danno molta fama, molto lustro alla resistenza garibaldina, assalti alle caserme, colpi di mano, assalti ai treni, e tutte imprese che creano un alone leggendario nei confronti dei garibaldini e quindi grande favore da parte delle popolazioni. Questo entusiasmo però crollerà dopo il fatto di Buglio, l'11 di giugno del 44. Buglio, un paesino tra Sondrio e Morbegno, sulle Alpi Retiche, a mezza costa, viene liberato dai partigiani della 40ª, i quali però non sono in grado poi di fronteggiare la terribile rappresaglia che viene messa in atto il 16 di giugno. Una terribile rappresaglia in cui forze tedesche della Wehrmacht, SS italiane, mongoli, camicie nere, GNR, più di 2000 armati fino ai denti con artiglieria pesante, incendiarono il paese e colpirono i partigiani. Erano arrivati anche giovani milanesi,
del fronte della gioventù, ma erano disarmati addirittura anche senza scarpe, non riuscirono a difendere il piccolo paese, quindi i partigiani dovettero ritirarsi in alto e sul suolo restarono 9 partigiani uccisi e 7 civili, tra cui 2 bambini. Dopo questo fatto, ci fu una spaccatura all'interno della resistenza garibaldina, ci fu anche un tentativo di secessione da parte valtellinese, di un comandante valtellinese. Quindi l'anima valtellinese teneva d'occhio la resistenza come veniva condotta in Alta Valle. L'anima invece milanese garibaldina aveva più a cuore gli aspetti di guerriglia e quindi anche politici di assalto. Questa situazione venne composta in parte dall'arrivo del capitano Neri, Luigi Canali, ma poi i garibaldini vennero presi dentro la tenaglia costituita da un enorme accerchiamento fatto da forze nazifasciste che li costrinsero alla ritirata. E dovettero ritirarsi in Svizzera passando attraverso il passo della Teggiola a 2500 metri, questo alla fine di novembre al 1° di dicembre del 44. A questa data praticamente la resistenza garibaldina in Bassa Valle finisce, restano pochissimi gruppi, il grosso è in Svizzera. In Alta Valle trascorre l'inverno e nella primavera del 45, precisamente a febbraio, rientra in Valtellina il tenente colonnello Edoardo Alessi dei Carabinieri, quale era espatriato in Svizzera nel dicembre del 43 e viene in Valtellina proprio per assumere il comando di tutta la resistenza dell'Alta Valle. Il tenente colonnello dei Carabinieri, Edoardo Alessi, avrà come nome di battaglia Marcello. Fu lui a voler togliere la definizione di GL, Giustizia e Libertà, dalla denominazione della divisione, che diventò Prima Divisione Alpina e basta, proprio perché voleva sottolineare la politicità della divisione, della formazione. Ma fu proprio la grande storia a irrompere nella piccola storia del territorio, in quanto questo profilo basso che i partigiani dell'Alta Valle volevano mantenere fu scompigliato dal progetto di realizzare il RAR, il Ridotto Alpino Repubblicano, fortemente voluto da Pavolini e anche dal federale di Milano Costa. Mussolini non era tanto entusiasta, comunque si tentò di realizzare questo estremo ridotto alpino repubblicano nell'Alta Valtellina. E quindi i partigiani dovettero affrontare diversi assalti portati avanti da formazioni fasciste formate proprio per l'antiguerriglia, come la Tagliamento, che diverse volte fece incursioni dal Mortirolo e i partigiani riuscirono a resistere e a cacciare indietro i fascisti, ma questi, mentre si ritiravano, bruciarono interi villaggi, distrussero, per esempio, distrussero Sernio, distrussero Baruffini, Frontale, Uzza, Verbio e fecero anche eccidi di partigiani. Due sono le date fondamentali degli ultimi atti della resistenza in Alta Valle. Il 18 di aprile, quando i partigiani della prima divisione alpina dovettero affrontare 600 milicien francesi guidati da Darnand, i quali erano stati addestrati proprio per l'antiguerriglia e arrivavano in Valtellina proprio per rafforzare la presenza fascista in vista del ridotto. I partigiani riuscirono a fermarli prima dei Grosio e riuscirono quindi a ricacciarli a Tirano dove c'era un'altra
grossa componente fascista. Nella notte del 27 aprile i partigiani circondarono d'assedio Tirano e per tutta la giornata del 28 si combatté dall'alba al tramonto. I partigiani erano circa 350 e i fascisti erano più di 2000. Molto armati, avrebbero potuto sicuramente resistere per diversi giorni, ma ormai era arrivata la notizia che Mussolini era stato giustiziato, appunto il 28, e quindi si arresero nelle mani dei partigiani. Sondrio venne liberata lo stesso giorno dai partigiani della brigata Clerici, ex 40ª Matteotti, i cui elementi erano rientrati dalla Svizzera. Bormio e Chiavenna erano state liberate sempre dai partigiani il 27 di aprile, Morbegno il 26, il 29 di aprile sfilarono per le vie di Sondrio e per la piazza principale di Sondrio le brigate partigiane festanti con la gioia della popolazione. Una gioia che era stata incrinata per la notizia dell'uccisione del colonnello Alessi e del suo attendente Adriano Cometti nella notte tra il 25 e il 26, quando nel corso di un rastrellamento portato avanti dalla Brigata Nera Manganiello in Valmalenco vennero intercettati i due partigiani che stavano recandosi a Castione per concordare il comando unificato delle forze di tutta la provincia di Sondrio, vennero appunto intercettati e vennero uccisi. E questo creò una grande impressione e fu un grande lutto per la resistenza in provincia di Sondrio.